che cazzo, buonasera. Ciao Takijin, ciao Kamin, ciao Villit, ciao Markop, e ciao Pirata Rovers, ciao Valtir, come va? Tutto bene? Ho messo il mamma, che doveva funzionare, ma a quanto pare non funziona, per cui vediamo se riesco a farvelo partire io. Un secondo. Secondo solo. È andato? Ok, perfetto. Quindi se faccio così... l'avete risentito? Benissimo. Perfetto. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto ok? Partito così no. Come così no? Così no, no. Così no, cosa? Villit? Così no? Cosa? Ma dopo aver detto così lo sentite, non si è sentito. Ok, allora. Io l'ho sentito adesso. Dovreste averlo sentito anche voi. Ora sì, ok, perfetto. Benissimo. Un attimo le mani occupate, capisco, nel sentire la mia voce ti occupi le mani, certo. Va bene, come va ragazzi? Tutto bene? Stiamo entrando in questo, vedo dell'anticipo, non capisco quello che scrivete stasera, non so se siete voi o sono io, però io sono stanchino perché porca puttana, devo, sei in anticipo. No, io parto sempre quando devo partire, non sono mai in ritardo e nemmeno in anticipo. No, sì, comunque sono partito un po' prima in effetti, perché non ce l'ho voglia di star qui, eravate già qui, dovevamo fare il giochino della chat. Ciao Lil Zorro. Insomma, siamo in zona rossa, amici lombardi, siamo in zona rossa. E io devo ricominciare a fare le consegne al mattino. Che due coglioni. Mi ero preso una settimana. Perché si vocifera che bla 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 potrebbe durare una sola settimana. Quindi avevo inizialmente detto ai clienti: no, aspettiamo una settimana. Poi mia madre ha detto: no, che cazzo aspetti una settimana? Vai a fare le consegne. E allora io ho detto: va bene. E per cui, ok, dovrò cominciare a fare le consegne. Due coglioni. E tutto bene. Tutto bene, voi come state? Come ve la passate? Come avete preso queste zone colorate di nuovo? No, in realtà no. In realtà non mi importa perché abbiamo tutti i coglioni gelati. Lo so benissimo che abbiamo tutti i coglioni gelati per questa cosa. Ciao Kamin. Il vino ha chiamato a cena e ora sono un po' confuso. Ciao confuso. Tutto il mio supporto, nonostante sia talmente un po' colorato, ed estratto nell'animo, va benissimo. E salutami il tuo coniglio. E dicevo, sono sicuro che chi più chi meno siamo tutti con i coglioni girati per questa situazione. Sopportiamo. Che dobbiamo fare? Non possiamo fare altro, no? Ciao Valkyrie. Ciao Val. Ciao.
E dunque stasera, come anticipato, faremo roba su PSP. E io ho fatto i salti mortali per riuscire a portarvi roba su una vera PSP. E poi ho ragionato un pochettino. I miei coglioni mi hanno abbandonato per trasferirmi su parte, va benissimo. E oggi ho saluto la mia ragazza almeno per 2 settimane. Capisco, mi spiace. Cioè non capisco, cioè sì capisco, perché ho vissuto anch'io le relazioni a distanza, diciamo più o meno contro la volontà di entrambi, per cui capisco. Vai di micro SD, no, che micro SD? Vera PSP, PSP originale. E dunque, e stavo ragionando con un'amica del perché io porti la roba in real hardware. Innanzitutto lo faccio per farvi conoscere delle piattaforme che magari non conoscete, farvi conoscere dei giochi che magari avete sentito nominare o avete visto come remastered ma non conoscete in originale, e lo faccio per un piacere mio, per il giocare un gioco sulla piattaforma per cui è designata, con i controlli per cui è stata designata, con la risoluzione che è stata designata, per cui i giochi come sono stati pensati. Ma c'è anche una terza parte, ovvero il collegare un hardware di anni o anche decenni fa, farlo funzionare e poi avere una complicanza aggiuntiva per riuscire a streamarlo. Ed è una cosa che riuscire a farlo mi dà un piacere intrinseco un po' masochistico. Ma i giochi li avrei messi su una memoria, no? Mica comprati quei micro CD strani. Ti faccio sentire un suono? Ti faccio sentire un suono. Questo è il suono di una custodia che si apre. Questo è il suono di un UMD che esce. Appena riesco a uscire qua. E questo è il suono di una PSP che legge. Ok. Ci siamo? Real hardware. Ma in realtà solo alcuni giochi li farò da UMD, perché è abbastanza scomodo ed è abbastanza, esatto, frullatoristico, per cui userò la memoria della PSP, che sono le Pro Stick Duo Plus Ultra Suka Cazzi, insomma quelli. Ciao Witch, buona pizza. Hai preso anche qualche film in quel meraviglioso formato? No, però vorrei prenderne uno, giusto per averlo come collezionismo. Un po' come ho preso un gioco del GameCube, un gioco del come cazzo si chiama? Il Game Boy Advance, un gioco del Game Boy originale, in realtà sono due perché uno me l'hanno regalato, insomma. Un gioco del Nintendo 64 scatolato, perché scatolato costano una cifra esorbitante, gli altri li ho presi loose, come si suol dire, però ecco. Dicevo, il discorso principale era, mi diverto a collegare cose e a fare complicanze per riuscire a streamare. In particolare con la PSP, che è una console portatile, guardiamo, ho collegato un cavo che esce in formato component, ovvero i 5 spinotti. Ho preso un adattatore da component a HDMI, perché non c'era da component a RGB, vabbè. Poi con un cavo HDMI arriva nel video capture HDMI USB, che è collegato al mio portatile, che sta streamando da streamers. E quello che si vede ora è questo, dato che cambio il video, eccolo qua, e qui siamo su una vera PSP col mio account che ho cancellato perché che cazzo, però siamo su una vera PSP. E leggiamo da memory stick
e partirei con uno dei cavalli in battaglia della PSP, che è l'Otto Rego. Per chi non lo conoscesse questo gioco, se non conoscete questo gioco, preparatevi a rimanere un po' delusi e un po' fantastica volati. Allora, la canzone iniziale mi piace tantissimo, ma veramente tantissimo. Sto ballando come uno scemo. Parentesi, a me sembra la con te, sembra di sentire del suono migliore collegato così. Cioè da PSP e basta, si sentiva bene la musica, molto bene la musica, però i versi di sti cosi non si sentivano benissimo. Qui invece lo sento molto molto distinto. Abbasserei un po' la console. Va bene. Passiamo. No, non fare niente. Allora, così. Così dovrebbe essere meglio. Sì, confermatemi. Oddio, c'era un mondo su PlayStation 1 dove andavo a rilassarmi tanti anni fa basato su sto gioco. Potevo giocare ad Otello comunque così. Carino. Dunque, possiamo iniziare. Io direi di fare una partita da zero. Così vedete anche il prologo che spiega un attimo così qual è il setting del gioco. E qui c'è la Terra che dorme. La Terra, il pianeta, tutto che dorme. E ci sono queste cose che rimbalzellano. Ciao Morenix, ben arrivato. Arriva un meteorite nero. La Terra, vabbè, sono nati, si fa i cazzi suoi. Questo meteorite nero. Escono sti cosi con l'asta. Ciao Crisma, ben arrivato. Che se mangiano quei cosi. La Terra si sveglia e dice: che cazzo succede? E quindi per salvare il suo amico ruota, e ti fa vedere che tu, premendo i due dorsali, ruoti la Terra. Cioè non comandi il tuo personaggio principale, no, ruoti la Terra, porca troia. Ditemi un gioco nel quale tu non solo agisci sull'ambiente e basta, ma ruoti il pianeta. Voglio dire, sono un amico di Locoroco. Raccogli frutti per far crescere i ciospi. Trovali tutti e conducili alla meta. Inizio. E qui si gioca quasi esclusivamente solo con i dorsali. I dorsali. Vedete, io inclino la Terra e questi rotolano. Se io tengo premuto li posso far rimbalzare così. Un saluto ai ciospi che ci seguono sempre. Esatto. Mangiando questi frutti vedete il contatore in alto a sinistra che aumenta da 1 a 2. 2 a 3, eccetera, eccetera. E il mio ciospo si inciciumisce. Non so se pensare che farlo con controller di movimento sarebbe una figata o una cosa scomodissima. No. Mi viene il mal di mare. Si inclina solo un po', non è che fa 360 in uno scopo. L'unico altro tasto che si usa è
il cerchio. Se lo premo rapidamente lo scompongo. E se lo tengo premuto lo compongo. E praticamente i comandi di gioco sono tutti qua. Andiamo. Troppo. Andiamo. No. Torna su. Maledetti fiori. Sono troppo grasso per i fiori. Troppo, un segreto. Non abbastanza pesante? No, ne servono 18. Porca pazza. Mi sa che non ci arrivo. Anche per fare una cosa molto semplice come salare una piattaforma potrebbe non essere così semplice in realtà. Okay. Ciao. Trovo i miei amici Wimwis e accadrà qualcosa di bello. E mi ha dato un elemento della Loco House. Ciao Fras! La musichina mai sta entrando nel cervello. Come giusto che sia. Purtroppo sono solo a 17, ne avrò perso uno per strada, per cui... Capisco in questa musica, non è mancato il PlayStation 1, un giorno l'hanno cancellato la piattaforma, non so perché. Ho riscattato mamma, pum, e... devo aggiungere la cosa anche qui, aspettate. Piripiripiripi. Arrivo, calma. Arrivo. Mamma! A posto. Grazie, Pum. Ehi, non vi lamentate, arrivo. Cazzo, vai tu. Vieni qua. Perfetto. Come va con tutto ok? Vediamoci. Ed ecco la fine del livello. E a fine livello cantano un po' perché sono scemi. Eccetera eccetera, ed è molto carino come gioco. Questo era solo ovviamente il primo livello, che faceva da prepista, da tutorial, però c'è molto di più in questo gioco, nonostante si giochi praticamente solo con tre tasti. Bentornato, grazie, ce l'hai fatta, al prossimo livello. Grazie Godkill per il follow, anche se io avevo cambiato il suono del follow, ma Streamlabs non me lo fa fare. Può iniziare? Ma sì, facciamoci anche il secondo livello. Chi ci corre dietro? No.
insieme. Via. Ovviamente è un gioco piuttosto semplice, ma non così tanto banale come potrebbe sembrare. Più avanti ci saranno anche ostacoli diversi, nemici, eccetera, eccetera. Ciao, grazie per il passaggio, arrivederci. Sono ciccioso, quindi posso spaccare il pavimento. E anche i soffitti. Quelli ovviamente arrivati. Salve. Per trovare dei minions dappertutto, va bene. Sto avvertendo solo io la fatica estrema di questo coso ciccioso nel muoversi. No, è giusto, riesce a dare la pesante. Stai fermo. Ecco, se lo lasci fermo e non dai comandi, lui comincia a saltellare in giro come un... Ciao Leon, ben arrivato. Perché sono così allegri? Sono allegrotti. E devo dire che tempo fa avevo provato anche questo gioco emulato su un emulatore della PsP e non riuscivo a farlo correttamente. Cioè, la fisica che ha questo gioco, che è basilare, cioè questo è un gioco basato sulla fisica, e non era abbastanza... non era abbastanza emulata bene. Vale. Ciao Cei, ben arrivato. Ciao Mr. Jacob, ben arrivato. E poi fanno i cuori così. Questo muro che è sorpreso. Vabbè, contento e se ne va. Se mi svegliassero sti cosi cantando così non sarei molto contento, ma me ne andrei lo stesso. Delle ruote. E questo gioco, se non ricordo male, è del 2008. No, l'ho mancato! Porca pupazza! No. Il 2006 avevi detto? Può darsi che mi sbaglia, eh? Non è difficile. Poi la custodia del 2, vediamo se dice qualcosa sulla data. Mi sa che è scritto troppo in piccolo, non lo vedo. No. 19 su 20, ecco proprio quello che ho mancato. Molto bene. Loco Roco. Loco Roco è il titolo del gioco. Va bene, un altro tizio è andato nella casa. E come in Katamari, tu puoi andare nella casa. Bentornato, grazie. Ce l'hai fatta, al prossimo livello? No. Voglio... Wow, che albero gigantesco, minchia. Puoi ancora giocare qui, ok. Cambiamo, salvare la partita, sì. Internet dice 2006, ok, è del 2006. Generale, giusto per faccio vedere la Loco A, che è quello che abbiamo sbloccato.
Benvenuto nel local house. Qui puoi creare una local house con gli elementi che hai trovato. Come giocare? Scegli un elemento dall'elenco e posizionalo. Premi il tasto start per invitare il local house. Quindi così, e lì ho trovato sto coso che non so cosa sia. Fermo, non c'era. E sto coso che è una scala. La scala, ecco. E proviamolo. Fa tutto lui, tra l'altro dice che è uscito prima in Europa che in Giappone, che roba strana. Comunque questo era Loco Roco, direi che possiamo uscire dal gioco. Sì, e giusto per inserisco l'UMD di Loco Roco 2, che l'uno purtroppo non l'ho trovato, quindi mi sono dovuto accontentare della versione su memory stick, però il 2 lo possiamo giocare da UMD. Che bello. Aggiornamento delle PSP, no, grazie. Frulla. È comodo la console portatile perché posso avvicinarla al microfono e farvi fare un po' di ASMR. Quante lingue! Ed ecco perché preferisco i giochi su memory stick e non su UMD. Sentite che casino fa. Ecco, questo è del 2008, perfetto. Mi ero confuso tra i due. In effetti l'ASMR era quello che mi trovava tanto. Non è verissimo, ogni tanto vi facevo sentire la PS2 che grattava quando caricava. Allora, facciamo una nuova partita su questo 2. Giusto per fare il primo livello, saltiamo la presentazione che non ce ne frega un cazzo. Sono Muimui, amico di Rokuro. La mia casa è da questa parte. Inizia, Valente. È un po' più fluido, vero? A me sembra un po' più fluido. No? Tieni premuto il testo di LR più a lungo. Ma non so come, ma l'ho mancato. Raccogli il frutto per far crescere cazzo piccolo. Qui molto simile, se non praticamente identico. Okay. Anche più veloce, sì. Che fatica! Che cosa? Dai! Ah!
secret? Non c'è. Opla. Siamo quasi arrivati. Ti faccio strada. Facci strada. Facci. Il protagonista quindi è il governatore di Fat Island. Ci assomiglia. Poster. Questa è la mia casa. Prova e mangerò il numero possibile di Mumui. Muy bien. Questi sono altri tipi di Locoroco che si trovano nel gioco. Già nel primo capitolo, dopo un po' puoi scegliere il tipo di Locoroco da utilizzare. E ognuno con una voce diversa, che arriva anche lì. E sono tornati i Rastam. Ciao Lucky. Pullo. Cioppo gli ha detto. Gli ha detto cioppo chiaramente. Vabbè. Salvare la partita, Massi. Scegli dalla lista. Massi, sovrascriviamo, tanto non mi sembra di aver fatto molto in passato. Cazzo dormi? Scava, imbecille. Raccogli per salvare gnocchi. Va bene. Faranzea 1. Che magnifico giardino. Olmei il topo si è trasferito qui. Dove starà dormendo? Vuoi andare qui? Sì. Cioppo. Vai. Scavicchia. Anche qui facciamo un altro livellino. Colleziona un gran numero di poppi e raggiunge il traguardo. Quindi, inizio. È comparsa una motta. Raccogliere potrebbe accadere qualcosa di carino. Va bene. Credo di averla presa involontariamente, però. Preso. Tutti i medici. Puoi usarla nella casa dei Mumui. Qui esattamente come il primo. Collezionare. Mojo. La canzone dei Moja l'ha fatta passare. Ripulisci lo sporco dei Moja per curare. Qui intravedo del razzismo. Andiamo un po'. Tica.
notte. Ho preso 26 note, non ricordo assolutamente a che cosa servono. Rotola. Servono 5. Qua c'è un riccio. Questo non è un riccio, sarebbe riccio. E io ne ho 5. Cosa fai? Cosa devo separarmi? Sì, ok, devo separarmi. Mi stare fermo una... sono fermo. Prova a premere il tasto cerchio al momento giusto, va bene. Proviamo. Premere al momento giusto per far uscire parecchie note. Ok. Ciao Zeiss. Ma no, lo riccio, se ne sente strano. Tutti qua. Albero c'era l'acca. No, volevo salutare il riccio. Vabbè, grazie. Allora, pure il paracadute. Da qua. Piglia l'ultimo bastardo. Ah, un secret. Altre note e un frutto. Bene, preso. Bugia cosa? Bugia. Chi è? No, aspetta un attimo. No, ce n'è uno anche di là. Molto bene. Andassi di qua. No! Dovevo andare là. Ma parlano la lingua dei Minions? Non conosco. Mi sembra che questi siano usciti un po' prima di Minions, per dire, però non conosco in realtà. Molto bene. Prova a rotolare in una cavità. Ok. Proviamoci. Oh, ok. Wow. Grazie. Mi lascia un po' perplessa questa cosa, però va bene. No. Vieni qua che ti devo prendere sportellate. No. Opla! Ah, ma qui c'era della roba. Roba nascosta, tipo, sì, entra qua dentro. Come ci sei finito lassù, imbecille?
nocciolina deliziosa. Perfetto. Un po' di nocciolina. Bentornata Luigi. Tutto bene con la pizza? PsP aveva dei piccoli capolavori, è più facile collezionare. Attestate Mario è un dilettante. Enter qua dentro. 5 e ce li faccio. Ciao Frasso, buon Monopoli. Ho preso un albero, c'era un altro, ok. Dovremmo aver finito. Vuoi stare fermo un attimo? A me lo dici? È lui che fa. Mi chiedo se hanno registrato le canzoni con persone reali. Credo di sì. Però... boh. 14 su 20. Beh, beh. Ok. E questo era il Loco Roco 2, che era praticamente una versione aggiornata, riveduta e corretta del primo, uscito 2 anni prima, e a me piacciono un sacco questi Loco Roco. Li considero veramente dei piccoli punti saldi della PSP, delle colonne, delle cose molto tipiche. Se penso alla PSP, penso alla Loco Roco. Molto bene, possiamo uscire dal gioco, togliere questo maledetto umido, come li chiamo io, UMD, giusto. Grazie a Luke Fair per il follow e grazie a Lucky per Lost. Grazie a Lost. E in occasione del Lost vi faccio vedere, vi faccio sentire l'altro suono che avevo preparato, ma che non è andato a buon fine. Però così è. Arriva subito. Another visitor. Stay a while. Stay forever. Che ovviamente voi sentite, io no, però eccolo qua. Questo avevo preparato per i follow, ma in realtà non gli piace, non gli piace, non me lo fa mettere, quindi succa. Ci proverò ancora a impostarlo. Va bene. Oltre a Loco Roco c'è stata anche questa interessante conversione. Perché che disagio Willit? Questa interessante conversione di un gioco storico. Vi spiego il giro. Questo gioco è originariamente uscito su Commodore 64, poi è stato portato su PlayStation 1 e la PSP, grazie al fatto che è facilmente modificabile, può leggere i giochi della PlayStation 1.
Infatti io inizialmente negli anni 2010 ho praticamente portato tutti i miei giochi PS1 su PSP per giocarli portatili. Un lavoro della Madonna che poi ho utilizzato una volta e vabbè, basta. E questo gioco probabilmente ve lo ricordate perché l'ho fatto su Commodore. Anche se lavori utili, esatto. I lavori che fai giusto per saperli fare. Perché puoi farli. E li ho seccati. White Wings, Red and Blue, Could Do Better. In realtà la grafica del Commodore non era questa, è stata un po' ritoccata, però quella del finale è molto simile. Le animazioni invece sono le stesse. I suoni non sono gli stessi. Ah, se non l'aveste capito, io sono quello col kimono bianco. Questo è un bonus round dove devo parare una palla con il scudo di metallo. Il vecchietto, esatto. Il ragazzo del kimono bianco. Sì. Mi piace tra l'altro che a me il kimono bianco è la fascia bianca, il rosso al kimono rosso, la cintura rosa e la fascia rosa, il blu, kimono blu, cintura gialla e fascia gialla. È uno strano accostamento dei colori. E ho fatto un buon punteggio, molto bene. E quindi sarò a... No, esci dal gioco. Questo era giusto per farvelo vedere. Un altro gioco iconico della PSP è sicuramente Patapon del 2008. E se Loco Roco è un gioco particolare come platform, Patapon è particolare come gioco musicale. Anche in questo caso ve lo mostro dall'inizio, giusto per farvi capire il tutorial. Nuova partita. Magari saltando tutto lo spiegone iniziale che parla di popolo, non posso saltare lo spiegone iniziale, quindi ve lo cuccate. Antichi Patapon, grazie al tamburo dell'Onnipotente, gli antichi Patapon guidati dall'Onnipotente si avventurarono a fine terra alla ricerca di... Per gli onnipotenti Patapon nessun nemico era troppo potente. Nessun tesoro irraggiungibile. Gli antichi lottarono coraggiosamente nel nome del... Diedero vita a una leggenda che si tramandò per generazioni. Ma oggi i Patapon sono lontani dall'antica... A chi cerca fine terra. Se hai trovato il sacro tamburo, i Patapon saranno il tuo futuro. Che ritmo ci sia o non ci sia, muovi i fianchi e mostra la via. I tuoi sforzi verranno premiati, i Patapon diranno, estasiati. Onnipotente dei Patapon Signore, grazie per il lavoro svolto con amore. La nostra gloria è ormai un fatto, ti ringraziamo per il tuo piatto. Che la pasta sia con voi. Boom, 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 boom.
Questa era per farvi capire che questa introduzione ha una velocità di scorrimento molto molto sbagliata. Alcune frasi sono molto troppo veloci e altre si pigliano delle pause un po' lunghine. Senza il loro dio i Patapon erano smarriti, inviarono i più impavidi a cercare il sacro tamburo. Ma giunti quasi al termine del viaggio, gli eroi stavano ormai per crollare. Onnipotente, aiutaci. I Patapon hanno bisogno di te più che mai. Pom 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 pom, batti il tamburo al ritmo, premi il tasto cerchio per fare pom. Sto cercando di capire se c'è un delay. Sembra che ci sia un piccolo delay. E per un gioco musicale è... Ah, che fastidio. Un tamburo, mi sento come rinvigorito. Ehi, non sarà... Sapevo che saresti venuto, onnipotente. L'ho difeso con la mia vita. Prendi questo tamburo. È il tamburo Pata. Onnipotente, aiutaci. E di nuovo. Quindi i Patapon con il tamburo. Quindi, patapata patapom è il comando per farli muovere in avanti. Cosa? Hai trovato l'onnipotente? Sentilo, sentilo, sentilo. Oh, 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 che suono divino. Oh, che succede? Attenzione, qualcosa di grosso si avvicina rapidamente. Scappiamo. Potresti anche camminare, anche se io non batto il tamburo, però, eh. Ciao, sono Luke, ma sono anche perplesso. Ciao, perplesso. Questo è Patapon, uno dei giochi più iconici della PSP. Patapon, tornano a casa. Molto bene. A turno mantiene un ritmo di 4 quarti con i Patapon. Onnipotente, patapata patapon. Patapon, patapata patapon, onnipotente, patapata patapon, patapon, patapata patapon.
ovviamente raggiunge il climax ritmico per attivare la modalità FIVA dei Patapon. Patapon e Yaripon, guidati dall'onnipotente, tornano a Patapolis. È molto cacofonico questo gioco. Si fa notte e iniziano i festeggiamenti in onore dell'onnipotente. Grazie. Ma se semenano in onore dell'onnipotente. Onnipotente è un onore, va bene. Sono Medden e ti servirò, ok? Caro signore, dici il tuo nome. Fatti i cazzi tuoi. Fatti i cazzi tuoi. Kami, va benissimo Kami. Va. Confermi il nome Kami? Sì, sì, va bene Kami. Oh, onnipotente Kami, benvenuto Kami. Super Kamiguru mi dovevo chiamare. Se continuo così mi comincerò ad esprimere con pata pata pata. Siamo felici del tuo ritorno, ma moriamo di fame. Nutrici o saremo spacciati. Sorry. Ah, signore Kami, raggiungi i territori di caccia attraverso questo obelisco. Allora, innanzitutto salviamo. Ciao Millennium. Doveva essere l'onnipotente. Ah, non c'avevo voglia di scrivere in realtà. Dico la verità 100%. Non c'avevo voglia. Perché la gestione della scrittura su PSP è fatta tipo cellulare a vecchio stile, sono veramente, veramente poco, pocosi. Poco, poco. Comunque, caccia nella pianura. Facciamo giusto quello. E sì, abbiamo questa squadra, tutti per giocare e schiera. A posto. Riposiamoci per domani. Ma come? Vi ho mandato in missione e vi riposate. Onnipotente, aiutaci. Voi andate a cacciare, come vedete. Non hai patapon la forza di combattere. È tutto io devo fare. Canzone di battaglia. Pom pom patapon. Esatto. Esatto, pum pum patapum. Va bene. Patapon, cantate a tu. Sì, ok, però possiamo andare. No, non possiamo andare? Possiamo andare? No, devo per forza fare pom pom patapon. In questo momento non saprei. Ma io dovrei avanzare. Mi sa che si è tornare a Patapolis? No. Ma si è buggato o... Ciao Gianni. Non proviamo a tornare, Mission failed. Perfetto. Allora, riproviamo. Papaya. Dirigiti a finire. Ok. Quindi
Immagino la scena, tu cerchi di dormire, tuo fratello non è tu accanto a questo gioco a volume basso. Dopo quanto tempo uccidi il fratello? potrebbe però valerti come Ninna Nanna. Allora, formazione, suscitate missioni, equipaggia, elmo di legno, lancia di legno, ci siamo. Confermi, sì, confermato, ok. Schiera. Onnipotente, aiutaci. Sì, sì, vi aiuto. Maremma. Ok, adesso sto andando avanti. Qui non c'è niente. Ok. Ok, adesso può andare avanti. Carlo che ha 2 centimetri. Non hai fatto la sequenza sul token, è vero, però non ho il triangolo. Devo farlo proprio lì? Pensavo di dover prendere il tamburo con il triangolo e poi tornare a questo livello e farlo. Invece quindi mi dice che posso farlo anche senza. Va bene, ci proverò poi. Ad audio molesto se la batte con la musica in attesa dell'operatore telefonico. Cosa? Comunque, questo era Patapon. Un altro dei giochi super iconici. Pressioni button, ok. Ma se non è il piano, grazie per il sostentamento, potete tutto fare con il nostro genere. Mangiate in abbondanza, se ciccia ciccia, ok. Fammi salvare che poi esco. Grazie, fammi salvare. Questo è l'altare con il nostro figlio. Controllare l'altare per visualizzare.
Esatto. Posso salvare, sì. Sempre qua. Sì. Salvataggio. Molto. Riuscire dal gioco? Sì. Ok. Ora inserirò un altro disco umido, se non lo spacco. Ok. Questo è stato il primo gioco che ho comprato. Che è Tekken Dark Resurrection. Che è un ottimo, ottimo capitolo di Tekken. Mi pare che sia uscito tra il 4 e il 5, se non ricordo male. Mi pare. E mi aveva stupito per l'altissima giocabilità. Disponibile una funzione di autosalvataggio, bla 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 bla. Farò giusto un paio di incontri anche qui. Un'ottima qualità di filmati nonostante sia per una console portatile. Sono ancora i miei salvataggi. Tre profili. Mi sa che... Scusate. Metto un'altra schedina. Che magari ce li ho dall'altra parte i salvataggi. Non ho visto mai. È uscito da una tomba con i capelli perfettamente a posto. Beh, guarda, se tu chiami quelli capelli perfettamente a posto... Insomma, opla. Ok, inserita l'altra schedina, riavviamo il gioco. Ovviamente saltiamo le varie cazze iniziali. Merda. Ok. Allora, quando è l'ultima volta che ti sei sistemato i capelli? Ah, che spiritoso. Spirito di patata. L'altro ieri, comunque. Me li raso tranquillamente. Caricamento in corso. Ok, non mi ha chiesto, sì, ho i miei soldi, per cui tutto. Facciamo una battaglia rapida, per il CPU. Prenderò il mio main, che è Iron Fist Tournament. Dove cazzo è? No.
No. Eccolo qua. Il mio fido. Brian Fury. Brian. Contro. Julia Chang. Get ready for the next battle. Addirittura ho anche combattuto online. Con... Pensate, io che gioco online. Round 1. Fight. Ho giocato qualche giorno fa a Tekken 4 con la PlayStation 2 e questo è molto più veloce e fluido. You win. Nonostante sia più o meno allo stesso livello come. Fight. Mi sembra un bel po' aggressivo. You lose. Final round. Fight. Are you okay? No. E Brian quando picchia, you win. Get ready for the next battle. Ok. Chiamasuna. Round 1. Chiamasuna anche te. You win. Round 2. Fight. No, no, no. Se non mi ero preso l'altro. Certo, abbiamo appena arrivato. You win. Get ready for the next battle. Jin con i suoi vestiti sobri e Brian con la sua gentilezza verso gli avversari sconfitti. Round 1. Fight. Era un bel Tekken. You un bel picchiaduro su PsP, un bel Tekken. Fight. Chi è Bald? Io sono Bald. Ciao bel giuzzo. Round 1. Ciao signori. Fight. Mi piace che ha subito un pugnazzo e spacca piatta per qualche motivo. You win.
Non sapevi che ero pelato? Direi che può bastare così, non vi voglio annoiare con altro picchiamento tutto uguale, però ribadisco, è un ottimo titolo e un ottimo tech. Datemi un secondo intanto che faccio una cosina, tipo cancel quest e metta questa e questa. Ok. Mi si sente bassino? È la seconda volta che seguo il tuo canale. Ma niente di male. Comunque, sì, sono pelato ed è un mio vanto. Ok. Rimetto via questo coso. Opla. Mi sembra come al solito. Allora, ok. Ok, avendo cambiato memory stick, ho altri giochi qua sopra. Questo qui è un giochino che ha vinto una competizione fatta da Sony per i giochi homebrew degli sviluppatori. Dovranno essere giochi minuscoli e passatempo. In pratica bisogna impilare tutti questi cosi che escono assolutamente a caso, senza far cadere la torre che si viene a creare. Ha una sua fisica, come vedete, anche se un po' sballata ogni tanto. Porca. Yo, Rob, listen, I ran the rough cut last night. The mix is still way too goddamn low. I told you gotta bring up the explosions. They gotta be loud, loud, loud. The audience should feel their balls tremble, their ears should bleed. Spero che la musica non sia sotto copyright. No, 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 fermate. E ovviamente se cadono i cosi mi danno un punteggio minore. Infatti per ora il mio punteggio è meno 10 perché mi è caduto un pezzo. Lo scopo è fare una pila che arrivi a quella riga che si vede, e una volta arrivato a quella riga viene fuori una specie di freccia che, se scagliata contro questa pila che si è creata, fa in modo di far cadere i pezzi, e più pezzi cadono in quel frangente e più punti fanno. Ecco qui la freccia, io posso decidere quando farla andare, ma non ricordavo il tasto per cui non l'ho fatto andare. Riproviamo. È un gioco semplicissimo, come vedete, un passatempo per quelli base. Che ha vinto quella competizione per essere appunto originale e carino. Ogni tanto però la fisica fa un po' quel cazzo che vuole lei. Allora, il pulsante dovrebbe essere questo. Piri. Sembra Tiki Tower, esatto. Non è equilibrato la fisica, esatto. Che anche questo è uscito tipo nel 2010, forse un po' prima.
e ho un po' paura delle musiche, però. No, mannaggia al cazzo. Sei basso di volume. Allora, facciamo così. Dato che io sono al massimo, vi abbasso un po' il gioco e voi alzate il volume. Ops. Pazienza. C'è anche Kingdom Come, Kingdom Hearts Birth by Sleep su PSP serie, ma piuttosto preferisco essere sgozzato, sinceramente. Comunque, uscire dal gioco, sì, perché vabbè, non è questo che volevo farvi vedere, ma Silent Hill Origins. Una domanda, tu che sei esperto, c'è modo di avere solo la chat? Sì. Allora, io so da PC come puoi fare. Da telefono non ne ho assolutamente idea, purtroppo. Prova a seguire i consigli che ti ha dato Luke. E Silent Hill Origins si setta, o meglio, è uscito dopo il 3, se non sbaglio, però come cronologia è prima dell'1. E non è stato recepito benissimo, ma a me è piaciuto. A me è piaciuto. E vediamo, proviamo a caricare, vediamo dove ero arrivato. Giusto così a caso. Prima o poi lo porterò sul canale. E io sono questo trucker, guidatore di camion. Abbiamo la lobby, abbiamo l'ospedale. Credo di aver finito con l'ospedale, quindi dovrei andare via, giusto? Torcia radio, quarto di dollaro fortunato, oggetto futuristico, due bevande da salutare, un martello, roba contundente, un bisturi. Ops, l'ho usato a cazzo, vabbè, pazienza. Sembra la grafica di Disaster Report. Beh, sì. Il periodo è quello. Ok, io posso prendere a pugni le cose. Qualcuno ha chiuso la porta. Devo trovare un'altra via d'uscita. Molto bene. Com'è che si correva? Così. Molto, molto bene. Ah, ricordo perché mi ero bloccato qua. Perché si è buggato malissimo il gioco. Vediamo se lo fa ancora, perché è divertente. Il rumore dei passi delle scarpe poligoni che odoria. Beh sì. No, non era di qua. Mappa. Ah, eccolo lì. Giusto, quindi signore, eccoci qua, questa è l'uscita, ora è aperta, grazie. Vediamo se mi si incastra ancora come le ultime volte che avevo giocato, che ricordo che era abbastanza esilarante per voi più che altro. Allora, qui ricordo di aver esplorato tutto l'ospedale, quindi dovevo andare da un'altra parte, che non ricordo dov'è. Però se esco di qua, ci sono sti tizi che mi attaccano. Che mi... No? No? Ho sbagliato? Potrei morire male. Vai, a pugni.
Picchia, picchia. Picchia, picchia. Che schifo, fallo fuori. Ok. Ah, che male. Negli Zebedrostis, ok. Fishing tackle. Energy. Qui mi fa vedere questo cancello. Perché ci sono degli oggetti dietro. Se vedete attraverso le grate c'è una pozione, però non la posso raggiungere. Se io vado di qua c'è una strada interrotta. E mi fa vedere anche un oggetto qui, che è una bevanda salutare. Gli ha vomitato in faccia? Esattamente sì. Allora, io sono qui. E dove devo andare? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Ok. Laggiù, ecco. Mi ha cerchiato questa cosa qui, che è... il... Sanitarium. Molto bene. L'ospedale psichiatrico. Ciao, Pulse. Ben arrivato. Ok, questo è il cadavere di quell'altro. Non si è incastrato. Ragazzi, funziona. Ma che... ma che... ma che... E giuro che ci ho provato tipo 5-6 volte. Mi si incastrava sempre nello stesso punto. Che roba. Vuol dire che lo posso continuare. L'avevo abbandonato proprio perché si buggava malissimo. Molto bene, molto bene. Starò andando dalla parte giusta. Salve. Provi a sputare. Sputi, sputi. Sputi, sputi. Ma... come no? Credo di star morendo malissimo. Questo l'ho bloccato. Questo invece non l'ho bloccato. E infatti sono molto, molto. Salva, no, non salvo. Non salvo. Era una partita già iniziata e ve l'ho fatto vedere giusto per mostrarvelo. Prima o poi lo porto tutto sul canale, tranquilli. Però era... sono contento che funzioni. E mi chiedo che cazzo fosse successo la scorsa volta, perché... ripeto, ho provato più volte a farlo andare, però vabbè, ok. Indiana Jones and the Staff of Kings. Questo gioco è uscito in contemporanea su PSP. No, non è vero, è uscito prima su Wii e il vincastro dei Rai, va bene. Prima è uscito su Wii e poi è uscito su PSP. La versione Wii fa tutto con i motion control e ha delle parti in meno di quello della PSP. La versione PSP è la migliore, per dire. Continua. Ah sì? Ci avevo giocato una volta? Boh, proviamo a continuare. Vediamo che punto ero. Anche se non proprio. Ti odiava? Può essere che mi odiava. Ma l'ho anche ripreso di recente. Mi ricordo che l'avevo giocato su PS2, non ricordo perché non l'avessi giocato su PSP. E me ne sono ricordato quando si è bloccato. Trova mia nipote. Basta, portatelo sul tetto.
Ok, gente che arriva e li devo picchiare. Non ricordo come si... Salva Suzy e sconfigge i criminali. Meno di 7 minuti, meno di 5 minuti. Colpisce i nemici con 8 fuochi di artificio. Concludi con almeno l'80% di salute. Trovo un modo per bloccare due delle porte, così tu e Suzy potrete sfuggire dagli inquinati di Tong. Ricorda che puoi sparare contro gli oggetti con la tua arma tenendo premuto R quando l'icona è illuminata e premendo quadrato. Quindi... Aia, aia. Isx. No. Ah, oh, Vai, Indy, vai, vai. Picchia, picchia. Ma l'avete chiusa in un barile. Tirerò fuori. Ok, così ho chiuso una porta. Lasciate andare Archie e forse mi fermerò. Così ho chiuso l'altra. Con questi ho quasi finito. Ah. Ok. Ok. Com'è duro? Sì, dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa. Niente. Beh, le ho chiuse tutte e due, posso andare, giusto? Ah, no. Cosa? Come? Sempre meno di arc. Sì. Sì, però... insomma. R. La cazzo sta facendo triangolo. Ok. Perché? E non c'è modo per chiudere quella roba lì, no, vero? Buon anno. Triangolo, prendi il fuoco d'artificio, molto bene. E col fuoco d'artificio glielo infili. Parato e distrutto. Okay. Ecco qua un altro fuoco d'artificio, molto carino. Cosa devo fare? Devo solo distruggere questi, no? C'è qualcosa che mi sfugge. Quadrato, X, montante. Ah, c'è un gioiellus. Molto bene. E ora uso un quadro per picchiare la gente. Molto bene. Ma cosa? È molto molto carina tutta questa interazione. Ma io che cazzo devo fare? Ah, era vita quella. Ok. Devo solo continuare a picchiare. Aia. Che puoi far saltare in aria i peperoncini. Cosa? Quali peperoncini? Aia. Ok.
C'è un altro padrone elettrico, ti fa sparare? No, non mi dice... Ai. Di qua, no. Meno che non lo... Ma no, è strano. L'altro me l'ha mirato in automatico, dici che... Perché l'altro l'ha mirato in automatico e questo ho dovuto farlo io, ma... Boh. Però non cambia niente. Ti ho aggrappato. Sembra un gioco molto vario. No, no, c'è sicuramente qualcosa che mi manca. Tipo qualche meccanica che non ricordo assolutamente perché sono passati 10 anni da quando l'ho giocato l'ultima volta. Tipo, però... Spare quei mortaretti davanti a quella porta dove entrano. Non sembra sortire effetti. E ho finito i colpi. Allora alzo le mani. Anch'io. E mi dispiace mollarlo qui così, dandovi l'impressione che è un gioco di merda, perché non lo è. Però non ricordo niente. Dovrei riniziarlo da capo, però adesso no. Non ne ho assolutamente voglia. Peccato, peccato, peccato. E proseguiamo con un Little Big Planet. Un altro gioco che poteva tranquillamente uscire per console più grossa, casalinga. Mi sembra sia uscito prima del Little Big Planet 2 per PS3. Mi sembra, non vorrei dire una calzata, però ricordo vagamente sta cosa. Ed è un ottimo titolo. Idee. Cosa accade? Le idee una volta partorite. Lo saltiamo. Mi stai facendo voglia di cercare la mia PSP. Giustamente. E l'istoria. 94, 198. Sì, mi sembra che l'avevo finito. Non al 100%, ma quasi. I livelli, come vedete, non sono
tantissimi, però è un gioco molto molto carino. No, quello è un altro. Traduzione non lasciamo perdere, facciamo passaggio. Gioca. Non ci crederete, ma non ho mai giocato nemmeno un Little Big Planet. Guarda, se ti piacciono i platform è una brutta mancanza, sì. Però puoi recuperarlo tranquillamente, non è mai troppo tardi per giocare. Tutto contento, ok. E là, come butta? Io sono Bruce. Sbucherò fuori di tanto in tanto durante la tua passeggiata vacanziera. Che ne dici di esplorare questa terra fantastica? Va bene. Aspetta che mi ricordo. Ok, il fattore chiave dei Little Big Planet era poter cambiare il su quale piano ti muovevi. Puoi andare avanti o indietro nello schermo. Non ricordo se avesse due o tre piani. Mi sembrava tre, però. Premi X per saltare, tieni premuto X per arrivare in alto come me. Ciao Luke, buonanotte. Qui c'è una rana a cui potrei mettere uno sticker di stella. Non ho preso per qualche motivo. Qui c'è una corsa. Giusto per far capire come cambia il piano. Le bolle piccoline sono punti e basta. Tipo le monetine di Mario. Le bolle più grosse invece erano oggetti che potevi raccogliere e che alla fine influiscono sul punteggio e sulla personalizzazione del personaggio, dei livelli, della costruzione, eccetera, eccetera. I fumetti punteggio ti danno punti, raccogliere rapidamente 5 di fila per attivare il moltiplicatore di punteggio. Sì. Esattamente. Oltre a questo, la cosa figa è che i materiali sono più o meno realistici, per cui tu sei di pezza, le altre cose di pezza, tu ti ci puoi attaccare e puoi sfruttare la fisica per spostarle, ribaltarle, cose del genere. Sono passato per un saluto veloce, la mia bambina mi reclama. Buona serata, grazie per essere passato a Lender e salutami la tua bambina. Portagli il saluto anche di Sackboy. Proviamo ad andare di qua. Non ci si può attaccare, però si può andare di qua. Dove c'è un tizio misterioso segreto che ci spia. Domani sera, eccolo il tuo Bruce. Usa il mulino a vento per attraversare il canyon, va bene. Va bene, Bruce, va bene. Staccati dalle palle. Grazie. Domani sera, stavo per dire.
domani sera andremo su, purtroppo, solo emulatore del Sega Master System per vedere un gioco che è stato fatto nel 2019, che sarà un'avventura testuale ma con vari twist, per cui le run saranno piuttosto brevi. Io farò la prima, mentre le successive chiederò consiglio a voi. Mi ha attivato la lingua. Pensavo facessimo anche i 4. Non esiste anche i 4. Se no lo farei volentieri, eh. Però purtroppo non esiste. Non esiste proprio. No, no. Non c'è. Hai dimenticato Monty Kai 4? No, no, ragazzi, non esiste. Non posso fare una cosa che non esiste. Cos'è? Mi metto a programmare io? No. Non sono mica come uno che fa le avventure grafiche di Ritorno al Futuro, misto a Monkey Island, e poi fa le niente. No. È che mi invento i giochi. Se non c'è, non c'è, pazienza. È finito con il 3. Poi la Telltale ha fatto uno spin-off che è molto carino. Però Monkey Island sono 1, 2, 3. Basta. Sì, domani giocheremo tutti insieme. Il gioco sarà tutto in inglese, però mi impegnerò per tradurlo a modino. Yeah, yeah. Ho fatto 9.785 punti. Yeah, continuo. E dunque questo era un Little Big Planet, che è un Little Big Planet classico, molto carino, i livelli sono molto, molto apprezzabili, non sono tantissimi come avete visto, ma neanche così pochi, alla fine. Ai tempi era un giocone, purtroppo non ha avuto questo grandissimo successo su PSP, perché c'erano i capitoli principali su PS3. Però era molto bello, molto molto bello. Oddio, lo spin-off lo sto guardando da Tu Sai Chi, ma non è che mi convinca granché. Sì, è carino, non è eccezionale, non è eccezionale, però meglio di quello che c'è stato ma non esiste, ecco. Diciamo che fosse uscito 2 o 3 anni dopo, la Telltale avrebbe fatto abbastanza esperienza per fare un gioco migliore. Così a naso. Allora, questo gioco che è Castlevania The Dracula X Chronicles, ce l'ho fisico, sigillato, lo voglio tenere da collezione. E l'ho preso non tanto perché è un remake di Castlevania Bloodlines, ma in quanto incluso nel gioco c'è anche la versione PlayStation di Symphony of the Night, che non è la main feature, è solo un bonus.
hanno rifatto Bloodlines e come bonus te ti infiliamo dentro tutto Symphony of the Night. Benissimo. Il gioco, se tu parti, è un Castlevania classico. Come vedete ho due salvataggi, uno al 12 e uno all'11%. Indovinate a che percentuale si sbloccava Symphony of the Night. Ed è un Castlevania molto 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 classico. Sembra Rondo of Blood, sì è quello, è Rondo of Blood, che è stato importata con Bloodlines. E devo dire, è carino, è stato rifatto in maniera carina, solo che lo considero molto molto duro, come sia come gioco che come Castlevania in generale, perché hanno scelto di usare questa strana grafica 2,5D, chiamiamola così, dove tutto è in 3D, però insomma così così. E devo dire che se il gioco fosse questo e basta, mi sarebbero girati molto i coglioni a comprarlo. Fortunatamente, come avete visto, sono morto in 3 secondi netti e mi sono già rotto i coglioni. Arrivando al terzo livello, cadendo in un determinato buco, si trova questo, questo oggetto che sblocca Castlevania Symphony of the Night, che è 1-1 la versione PlayStation portata. Abbiamo coni di pane, coni di cane, coni limati, coni bagnati, coni tostati al mango, coni di fango, coni con crepe, coni di pepe, coni siepe, ho usato la siepe dei miei vicini per farli, coni alle spezie, coni con grazie, coni burrosi, coni pogliosi, coni biliosi a Natale, ho 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 ho, coni affettuosi. E quindi... vedete quanto erano già fatto, capite? Speravo, cioè, immagino. Ah, solo tu puoi raccontarla così. No, non è vero, non è vero. Anche Ricky la fa piuttosto bene. Perché ricordiamo, Monkey Island 3 è il preferito di Ricky, Monkey Island 2 è il mio preferito. Ma sì, saltiamo la presentazione. Cazzo, ce ne frega la presentazione. Noi siamo qui per... Oh, oh sì. E se non lo... se non lo sapete, questo è il mio gioco preferito di tutti. Ed è carino che un secret del gioco principale ci sia anche nell'intro, che in realtà non fa niente. E Monkey Island 4 non esiste, esatto. Sfido chiunque. Ciao zio. Dracula. Vediamo le traduzioni. Dracula, muori. Abbandona questo mondo. Non ci sarà mai posto per te qui. Eppure è stato questo mondo a invitarmi. Sono gli stessi umani che tu proteggi che mi hanno richiamato qui con lodi e omaggi. Tribute?
omaggi, tu sei un ladro, rubi l'anima degli uomini, rubi loro la libertà. La libertà viene sempre sacrificata sull'altare della fede, mio buon cacciatore. O sei davvero qui per tua libera scelta? Sono qui solo per te, al diavolo le tue eresie. Non sei altro che una piaga che affligge l'umanità. Ah, l'umanità! Un immondo ricettacolo di odio e di bugie. E questa è la causa per cui combatti? Combatti allora e offri la tua vita per i loro peccati. Allora, vediamo. Vi ricordo che una delle prime cose che ho fatto su questo canale è una serie su questo. Quando è uscita la remastered su PS4. E questo gioco è incredibile perché, a parte che ti fa iniziare con una boss fight e la boss fight contro il nemico finale, ok? Ti fa usare un personaggio che non conosci, non hai mai usato, e a seconda di come te la cavi con questa boss fight ti dà le statistiche, cioè ti sta creando il personaggio che userai nel gioco principale in base a come combatti qui, in base a quanta energia perdi, in base a cosa utilizzi, in base agli oggetti che hai. E qualcuno mi vuole nominare Dark Souls per caso? Forse? No? Che inizia con lo squalo? No? Ok. Devo andare. Buona prosecuzione. Ciao Alice, grazie per essere passata. Alla prossima. Spero sarai dei nostri domani sera, che ci divertiamo. No, ah, mi ha preso. Maledetto. Saluti alla Romania. Ed ecco, l'ho fatto perdendo più di metà vita, avendone più di un quarto però, e non morendo, per cui mi ha dato un certo tot di statistiche adesso con Alucard. Ah, se qualcuno ha visto la serie di Castlevania su Netflix, è basato, o meglio, è un prequel di questo gioco. Questo è Alucard. E se vediamo le statistiche, ho potenza 6, fisico 7, intelligenza 7, forza 6, che sono un pochettino di più della media. Sei fortissimo. Vabbè, ho giocato un sacco questo gioco, veramente. Se fossi fortissimo l'avrei fatto senza essere toccato, che è fattibile, ma io non ce la faccio. Ora sono nel castello di Dracula con tutto il mio equipaggiamento top. Faccio un segreto.
E questo è stato il primo Castlevania ad essere un Metroidvania. Ed è quello che ha coniato il termine Metroidvania. Se ci fate caso, ha delle animazioni 2D incredibili. Eccoci qua, la signora morte. Ah, Alucard, cosa ti porta qui? La passeggiata. Sono venuto a mettere fine a questa faccenda. Il solito bambino ribelle. Ma non è tempo dei giochi questo. O ti comporti bene o te ne vai. Due opzioni che poco mi interessano. Fatti da parte, vecchio. Ah, che arroganza. Bene, ma ci rivedremo ben presto. E bello bello mi toglie tutto l'equipaggiamento. Genere che amo. Anch'io. E ho una mezza voglia di portare tutti i migliori Metroidvania, migliori Castlevania sul canale. Ci ha lasciato proprio senza, siamo nudi e con i pugni. L'unica cosa che possiamo fare quindi è pestare i nemici finché non ci danno nulla. Ci ha dato una spada corta. PsP. Se ce la faccio, ok, perfetto. E la cosa carina è che abbiamo un pulsante adibito alla mano destra, un pulsante adibito alla mano sinistra, che è ancora vuoto perché lo fa il pugno. Volendo con questo nemico ci dà un'altra spada, una ruggine rossa che però mi fa schifo, per cui questo è il salvataggio. Al salvataggio ci fa recuperare tutta la vita. Al salvataggio ci fa recuperare tutta la vita e respawnano i nemici. Nessun gioco ha copiato questa cosa, vero? Qui c'è una reliquia. Abbiamo ottenuto il cubo di Zoo che fa apparire gli oggetti quando spacchi i lampadari. Tutte le reliquie sono qui e si possono attivare o disattivare, sono parecchie. Sono i poteri passivi che ha Alucard. Dark Soul. Esatto. Giusto per dire, vedete, questa spada corta ha un certo raggio d'attacco, una certa velocità d'attacco. Se io metto, per dire, l'altra spada che ho trovato, la ruggine rossa, aia, ha una diversa velocità d'attacco, una diversa portata, anche se il movimento è lo stesso. Non sapevo nascesse da qui il sistema di Source-like. Quando io, per provocare più che altro, però dico che Dark Souls non ha inventato niente. Sì, lo dico per provocare. Ah no, lo dico a caso. E abbiamo trovato una corazza di cuoio. Ecco, ora non ho solo voglia di cercare la PSP, ma anche di giocare a questo. Questo è un gioco incredibile. È fantastico. Purtroppo è un porting da PlayStation 1
fedelissimo, nel senso che hanno proprio preso i file della PlayStation e non li hanno messi qua. Il che sarebbe, è un bene, perché è l'esperienza originale sputata, ma è anche un male perché c'è un bug, un brutto bug, che frizza il gioco. Ed è stato mantenuto, purtroppo. Quando c'è un certo nemico, se fa un certo attacco, hai una probabilità che il gioco si frizzi. E fortunatamente lo si incontra quasi sempre vicino a un salvataggio. Però se non sei preparato, ti potrebbero girare i coglioni, ecco. Salve. Quante spade corte mi stanno dando? Ok, se scendo qui posso prendere questa cosa qui, che è lo scudo, e lo possiamo mettere sull'altra mano. Quindi con una mano spada, con l'altra scudo. E avete presente i perri di Dark Souls? No, sto scherzando, no, non ci sono i perri in questo gioco. Lo scudo serve principalmente per parare i proiettili. Okay. E qui ci ha dato un po' di vita massima in più. Muro segreto. E qui ci ha dato il cuore in più, che sarebbe il... No, non è vero, non è il mana. Sono... Ecco, servono a usare l'oggetto che ho appena preso, cioè questo. Ogni volta che sparo un coltello mi consumo un cuore. Lampo, che è un oggetto che temporaneamente mi aumenta la difesa al fulmine. Questo coso invece avvelena. Le gocce che avete visto cadere sono gocce di veleno. Aia. Le famose asce boomerang, come vedete. Sono ancora molto debole. Ci vogliono un sacco di colpi per buttarli giù questi. Avvicinati. Avvicinati. Salvataggio. Devo dire però che Dark Souls ha i suoi meriti. Se uno non ha mai giocato giochi di questo genere, Dark Souls può dare una mano per fare una certa esperienza, gavetta, come dire. Mi riferisco più che altro al fatto che tempo fa ho visto Sabaku fare una blind run su questo gioco. Sabaku so essere molto bravo su Dark Souls.
e il fatto di essere molto bravo su Dark Souls credo che l'abbia aiutato a fare questo boss, che se non sai come si muove è un dito nel culo, perché sono due insieme, cioè primo vero boss del gioco sono due insieme, per dire. E l'ha fatto alla prima botta, che non è una roba da tutti. Urca. Facendo male. Lo sto prendendo molto male questo. Guarda, ho appena elogiato Sabaku che l'ha fatto alla prima botta e adesso ci muoio. Io che conosco molto bene questo gioco. No, no. Ma c'è la collection su Switch a 20 euro. La collection dei Castlevania mi sa che non comprende questo gioco. Questo gioco è nella collection Castlevania Requiem che c'è su PS4 e non so se c'è sullo store anche della PS5, ma credo di sì. Anni di allenamento con Ornstein e Smaug, sì. Io sto giochicchiando su smartphone, che attualmente credo sia l'unica versione localizzata in italiano reperibile. Collegare il pad tutte le volte è una seccatura. Confermo che non comprende questo. Questo è uscito su PlayStation 1 e su Sega Saturn. La Sega poi non ha più fatto console dopo il Dreamcast, purtroppo, ed è rimasto esclusiva PlayStation. Credo che abbiano loro i diritti, per cui non vada fuori dalle console di Sony. No, non vado adesso di qua, che mi fanno il culo 4. Già ho succato abbastanza con quel boss lì, che non dovevo essere colpito quasi. Ovviamente poi si prenderanno tutti i poteri del caso, il doppio salto, il corso, eccetera eccetera. Non spoilerò troppo sui poteri, perché alcuni sono molto particolari. Ecco, poi questo è anche un gioco molto iconico, perché per la prima volta, diciamo, andiamo fuori dalla famiglia Belmont, che è quella iconica dei Castlevania, anche se c'è stato un titolo prima di questo che faceva scegliere di usare un non Belmont, ma era comunque un ammazza vampiri, e ci fa usare Alucard, che è figlio di Dracula, un vampiro anche lui, insomma, o un mezzo vampiro se vogliamo. Ed è un cambio davvero molto interessante e molto coraggioso, perché va proprio al di fuori del canone della Rai, del canone del gioco classico. Il doppio salto su questi giochi è la prima cosa che si desidera, sì. Sì, decisamente sì. Galleria di marmo. Ecco che abbiamo cambiato setting, cambiano gli sfondi, che hanno una cura della pixel art stupenda, secondo me. Cambia anche la musica. Questo è stato uno dei primi giochi di cui ho anelato la colonna sonora. È stupenda. Ah,
veramente stupenda. Ciao Cold, tutto bene, sì. Tu come stai? Tutto ok? E ragazzi, io sto continuando con sto Castlevania perché non riesco a staccarmi. Scusate, però io vado avanti. Sta settimana mi sono ascoltata la host di due giochi Mega Drive a cui sono molto legato. Ciao Dottor Tubo. E il Mega Drive aveva un bellissimo chip audio, anche se non tutti lo hanno apprezzato. Stanco della situazione Covid, ma si va avanti. Chi lo dice? Guarda, ti capisco bene, ti capisco bene. Ciao Nanetto, mori, grazie. Mori anche tu. Mancato, preso. Hai detto che pensavi di farci la serie, sì. Però non è che posso iniziare una serie alla fine di una live del sabato. No, però una live dedicata. Anche se volendo l'ho già fatta un annetto fa, la serie su. No, facciamo un anno e mezzo. Odio annetti, sì. Capisco bene. E aspetto di fare la serie quando avrò l'aggeggio che si collega al GameCube, che fa andare i giochi del Game Boy Advance. In quel modo potrò streamare i giochi del Game Boy Advance e portarvi almeno quelli. Purtroppo non ho ancora trovato un metodo efficace per streamare il DS. E ricorrere a un emulatore mi scazza un po', sinceramente. Anche perché Nintendo non è d'accordo. Se ne frega di Nintendo. Cosa? Avete detto qualcosa? Come? Cosa? Ho detto qualcosa, vedete? Niente. Niente. No, è che non ho un buonissimo rapporto con Nintendo come politiche, diciamo così. Apprezzo molto quello che ha fatto come cosa di videogiochi, come storia, eccetera, eccetera, bla 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 bla, però come politiche siamo un po' agli antipodi. Quanto è bello questo gioco, esatto, quanto è bello. Quante belle figlie, Madame Doré, quante belle figlie, esatto. Appena trovo. Oh, un'arma nuova, dicevo. Mi piacerebbe farvi vedere come cambia anche il moveset in base all'arma che hai. Ci posso andare, ma ve lo faccio vedere lo stesso. Perché c'è una porta chiusa. Sigillato magicamente. Mi serve un oggettino per desigillare magicamente questa. Mi ha dato dei soldi, grazie. Ricordo quando ho preso il coltellino velocissimo la prima volta. Basilard, sì, può essere. Solo che
Non apprezzo le armi così corte. Anche se velocissimo. Preferisco avere un po' più di... un po' più di raggiorazione. Preferiscono armi velocissime ma deboli alle forti ma lente. Ecco, le forti ma lente devi saperle usare per forza, altrimenti non te la cavi. Guardate là dietro la parallasse, e dietro quella finestra c'è un occhio che guarda. Quanto è bello questo gioco, non lo conoscevo davvero. Ha bellissima grafica, sì. È un gioco dei fine anni 90 della PlayStation 1, che è Castlevania Symphony of the Night. È il mio gioco preferito. È tanta roba. Metà di pietra. Aia. Due volte. Basta. Questo uscì anche su Nintendo? No, uscì solo su Saturn, oltre che PlayStation. Esterno, uno zircone che è da vendere. Aio, che male, che male due volte. Dunque, curiamoci. Allora, per curarsi bisogna scegliere una mano, mettere un oggetto di cura, tipo il brasato, andare in gioco e usarlo con la mano. Per cui non è una cura immediata. E poi rimettere l'oggetto che... prima. Quello lì dietro è da dove è arrivato. Quanti colpi gli devo dare a questo? Oh. Via. Ero a un passo dal salvataggio, però mi sono dovuto curare lo stesso. Buono il brasato, sì. Buono. Ragazzi, sono le 23.01. Però sarei veramente stronzo ad abbandonarvi qui. Per cui vi faccio prima vedere questo boss. Il doppelganger.
Però io ho l'orologio che ferma il tempo e ferma anche lui. Due. Bullismo. Sì. Ok. Posso tornare a salvare. E io questa partita me la finirò da solo. Castlevania Symphony of the Night lo rivedremo sicuramente su questo canale più avanti. Io vi ringrazio per essere passati, abbiamo visto non tantissimi giochi, però spero che vi abbiano un po' incuriosito, vi abbiano fatto ricordare con piacere o scoprire la PSP. E noi ci vediamo domani pomeriggio verso le 2:30-3 con il Sega Master System. Buonanotte a tutti, salutatemi Morfeo, alla prossima. Così gratis.